I ferri fanno il maestro. Sono Andrea Ligiglio, chef pasticcere, specializzato in cucina e pasticceria di qualità salutistica. Bene, oggi ti parlo di una cosa che molti danno per scontato, ma che invece non lo è. I ferri fanno il maestro. Saper utilizzare l'attrezzatura adatta per il tipo di prodotto che vogliamo proporre sicuramente ne varrà della poi della buona riuscita del prodotto finale. Facciamo degli esempi. Se si vuol fare una pasta frolla, ad esempio una pasta brisée, impasti quindi che non necessitino di creare grandi maglie glutiniche, ma quindi di avere un impasto decisamente poco lavorato ma uniforme e omogeneo, l'impastatrice con foglia. La foglia è un attrezzo che serve proprio per andare a lavorare ad esempio la pasta frolla, la pasta brisée, le masse montate, tutte quelle lavorazioni che non necessitano di sviluppare una buona maglia glutinica, ma anzi viceversa bisogna sviluppare poco glutine. Va bene anche per fare un plum cake, per fare un cake, per fare una ciambella, tutte le masse montate, quindi per andare a rompere una crema pasticcera solidificata in frigo, per andare a fare a creare un'emulsione di una namelaca. Ci sono veramente tante cose che si possono fare con una foglia ed è quella più adatta, diciamo, per queste lavorazioni. La seconda è la frusta, questa serve per fare ad esempio masse montate tipo pan di Spagna, che serve per ad esempio creare delle creme al burro, per fare una pata bomb, quindi uno sciroppo con zucchero cotto e tuorlo, per andare a montare la panna, per andare a montare le creme, le vellutate, per andare a fare una crema leggera, una chantilly. Sicuramente la frusta è l'attrezzo più adatto. Il gancio invece è un attrezzo che reputo utile soprattutto a livello casalingo per fare degli impasti. Allora, c'è da dire una cosa, che sicuramente la spirale è meglio di niente, ma non è ottimale in una pasticceria professionale, perché tendenzialmente quando lavora in macchina scalda molto l'impasto e questo potrebbe creare dei problemi in fase di lavorazione, quindi bisogna stare attento a utilizzarlo. Però sicuramente se vogliamo fare a casa un impasto pizza, un impasto focaccia, un impasto brioche, bisogna stare attenti a non scaldare l'impasto e bisogna saperla usare, in quanto molte volte non prende neanche bene l'impasto e quindi non riesce poi a stressare bene la pasta e creare una buona maglia glutinica. Quindi il gancio va utilizzato in maniera casalinga, ma se noi vogliamo creare degli impasti molto più a regola d'arte, al posto del gancio sicuramente utilizzare una braccia tuffanti, che è un'impastatrice indicata se per fare lievitati con una buona maglia glutinica, quindi impasti molto più legati. L'impastatrice tuffanti è sicuramente la migliore. Per uso casalingo, visto che ci sono anche dei prodotti tipo la Mini Baker, che sono impastatrici molto piccole, a braccia tuffanti molto carine, per fare prodotti di alta qualità anche ad uso domestico. E un'altra impastatrice, esempio, ottima per fare il pane, è quella a forcella. Praticamente le impastatrici che usano di solito in pizzeria, che sono proprio le impastatrici che permettono di lavorare la pasta appunto con questa spirale, oppure c'è una forcella con un perno in mezzo, si riesce a lavorare bene l'impasto e a rendere l'impasto con una buona maglia glutinica, ed è un buon compromesso tra un gancio e una tuffanti. Quindi sicuramente queste le basi, una foglia per fare impasti montati base burro o per lavorare una pasta frolla, per esempio, sicuramente per fare un pan di Spagna, per montare ad esempio una crema leggera, una panna, eccetera. Un gancio per poter lavorare ad esempio uso domestico degli impasti molto semplici, pane, pizza, brioche, stando attenti a non scaldare l'impasto, e poi una forcella se vogliamo fare panificazione o una spirale, oppure molto meglio il top in assoluto è una tuffanti. Questo era il video, un attimo per spiegarti ecco le basi da dove partire. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace al video, iscriviti al canale YouTube in modo da essere sempre aggiornato e poter comunicare con me.